Sì, è un nuovo, buongiorno a tutti. È un nuovo sistema più che altro che è stato introdotto nella scuola italiana e un po' in tutte le scuole, cioè la perdita dell'allenamento all'introduzione del corsivo. Un tempo si facevano le aste, i tondini, le cornicette, facevano portare l'attenzione sulle varie forme che poi predisponevano e introducevano appunto al corsivo. Piuttosto spontaneamente il bambino arrivava a scrivere in corsivo. Adesso invece quest'uso è stato perso, appunto delle cornicette, delle aste e tondini, come facevamo noi una volta. Viene insegnato direttamente al bambino lo stampatello. Stampato maiuscolo, minuscolo e poi sì, beh, è stato introdotto l'uso del computer, tastiere, eccetera. Ma che succede? Nel momento in cui viene insegnato al bambino, lo stampatello, l'imprinting nelle cellule neuronali del bambino vengono assorbite, vengono appunto improntate da dei gesti che sono intanto staccati. Poi lo stampatello, se ci pensiamo bene, è eseguito sempre con dei tratti che si ripetono sempre dritti o curvilinei. Se ci pensate, una A sono due aste, due tratti, ma dritti, anche se obliqui, però linee rette, diciamo, e un terzo che collega. La B, un'asta e due archi bombati. La C, lo stesso. La D, di nuovo un'asta retta e un cerchio, un semicerchio, quindi un tratto bombato. È tutto così lo stampatello, non ha una diversificazione. È standardizzato, ma soprattutto quello che accennavo l'altra volta, con lo stampatello, stampato, maiuscolo, minuscolo, si intende sempre, non c'è il collegamento tra una lettera e l'altra. Come dicevamo, il collegamento è molto importante sia a livello mentale, intellettivo, mnemonico anche, ma anche a livello affettivo, relazionale. Quindi Certo. diciamo che questa impronta che viene data al bambino inizialmente dello stampato, si intende tutto, no? Stampatello grande, piccolo, invece del corsivo è deleterio perché inficia le connessioni neuronali del cervello del bambino che poi diventerà naturalmente ragazzo, adulto, eccetera, e via dicendo. E molte disgrafie, molte problematiche anche in generale collegate con la scrittura hanno le loro basi proprio su questa impronta iniziale. Quindi è tutto un complesso di cose che poi abbiamo un risultato, un frutto che sto vedendo dilagante. Purtroppo dilagante nelle classi, nei bambini, un frutto veramente brutto della Ecco, grafia. senti Cinzia, noi siamo in conclusione di questa puntata, ma ci sono due cose che voglio ancora dire, e cioè, e di cui parleremo la prossima volta. Tu hai scritto un libro, un importante libro, anche come metodo di approccio, e poi un'inchiesta. Ecco, saranno questi gli argomenti della prossima puntata, magari. Un'inchiesta che ha rivelato come i bambini dicano che lo stampatello è più veloce del corsivo, il che sembra un ossimoro. Sì, esatto. Diciamo che poi quando il bambino si abitua a scrivere stampato, stampatello, è chiaro che è un'abitudine, quindi lo velocizza, riesce a velocizzarlo, ma non è mai come lo stampa, come il corsivo, perché comunque ogni lettera, la penna si solleva nella conclusione della lettera stampata, la penna si solleva. Quindi fa uno stacco, ogni stacco è una perdita di tempo, è un rallentamento, viene proprio, è anche, ci possiamo anche arrivare logicamente, perché ogni volta che stacchiamo,
e perdiamo quella frazione di secondo e quindi non sarà mai, lo stampato non sarà mai veloce come il corsivo.